thank you Un carissimo saluto agli amici di Telegarda, ben ritrovati come sempre. Spero sempre appassionati di dialetto, perché altrimenti non seguireste questa trasmissione. Anche oggi, puntata scolastica, didattica. Eh, so che qualcuno incomincia a storcere il naso come per il passato, d'altro canto, io ribadisco questa mia volontà di dare un'impostazione proprio didattica a questa trasmissione. Anche perché io ho sempre pensato che quando una persona studia, inizia a fare un determinato lavoro, eh, bisogna fare le esercitazioni, bisogna esercitarsi. Pensare di giocare a pallacanestro e non fare gli allenamenti è una cosa inconcepibile. Quindi, chi va a scuola deve capire che i compiti sono importantissimi. Leggo ogni tanto sui giornali la polemica sui compiti di casa: niente compiti, troppi compiti, pochi compiti. I compiti sono fondamentali se si vuole imparare qualcosa e la scuola è fatta per imparare qualcosa. Quindi se si vuole imparare qualcosa dal punto di vista delle nozioni, dal punto di vista proprio del, dello scrivere, del comporre, bisogna fare esercizi, altrimenti non si impara. Bene, fatto questo fervorino iniziale, quindi dicevo oggi, anche oggi, quindi puntata scolastica, e cosa vi propongo? Vi propongo alcuni aggettivi e i loro contrari. E per ogni, ognuno di questi aggettivi ci sarà un esempio. Partiamo da affabile, una persona affabile in dialetto diventa una persona carina, karim in, in genere maschile, quindi affabile, karim. Contrario è scontroso, malmostos. Quel putel l'è proprio karim e pensare che una volta l'era tan malmostos. Quel giovanotto è proprio affabile e pensare che una volta era scontroso. Secondo aggettivo con il proprio contrario. Assennato, savi, matto, mat. Parole di Alitalia abbastanza simili a quelle italiane. Ma ti set savi o un po' mat? Ma tu sei assennato o un po' matto? Sì, una domanda che, ripeto, va bene per esempio, ma non si fa mai ad una persona chiaramente. Altrimenti ci prendiamo anche delle botte. Attivo, laborios, pigro, a ah, questa mi piace, faolenza. Mio papà mi ha detto una volta che nella vita bisogna che sia sempre laborioso, mai faolenza. Mio padre mi ha detto una volta che nella vita è necessario che io sia sempre attivo, mai pigro. Mi raccomando, leggete le frasi in sovraimpressione, specie quella dialettale, e notate le caratteristiche formali, quindi accenti, fonici, tonici, apostrofi, raddoppiamenti che non ci devono essere o solo in parte. Andiamo al terzo aggettivo, anzi al quarto. Calmo, quiet stizzoso, zidios. A scuola sono sempre sta chiet, mai zidios. A scuola sono sempre stato calmo, mai stizzoso, mai arrabbiato. Insomma. Colto, zu, savu. Ignorante, ignorant, gnaro. Se te studi te diventi le se no, no ti resti ignorant o gnaro Se tu studi, diventi colto, se no, resti ignorante. Contento content. Scontento, facile, scontent, malsaurito. Ecco questo termine è bello, malsaurì. Il mecagno è sempre contento come una Pasqua. Il megate invece è sempre mal Il mio cane è sempre contento come una Pasqua. Il mio gatto invece sembra sempre scontento. Disciplinato, obbediente, disobbediente, disobbediente, birikim. Popo, varda di essere obbediente, no birikim. Bambino, guarda di essere obbediente, no, disobbediente. Duro, dur, molle, gnec. Ho mangiato un pom che mi pareva niec. Gola sassu do denti perché era dur come un sasso. Ho mangiato una mela che mi pareva molle. Ci ho lasciato sopra due denti perché era dura come un sasso. Frugale, sobri. Goloso, golos. Me zendro nel mangiare, le nom sobri. Me cugna massa golos. Mio genero nel mangiare è una persona frugale. Mio cognato troppo goloso. Ecco, pongo la vostra attenzione su questo zendro. Vedete, zendro con la Z dolce, non zendro, zendro, e con la E aperta, zendro, è il genero. Se io cambio, pensate un po', la da dura, Z da dolce a dura, Z, dura, e la E chiusa, Sendro, e la Sendro è la cenere. Ho avuto modo, mi pare, in una precedente puntata, di farvi notare questa curiosità di due parole uguali, però cambia l'accento fonico e cambia la pronuncia della lettera Z e cambia il significato della parola. Zendro, genero, Sendro, la cenere. Bene, andiamo ad un'altra serie di aggettivi con i loro contrari. Garbato, educa, sgarbato, maleducà, rebuff. Ho incontrato in piazza un signore ben che aveva avuto una discussione con un abbastanza maleducato. Diria rebouf. Ho incontrato in piazza un signore ben educato che aveva avuto una discussione con uno abbastanza maleducato, direi molto maleducato, quindi quel rebuff è un'accentuazione, quindi molto maleducato, quasi un superlativo assoluto. Grandioso, grandios, piccolo, piccol, l'alter di ho visto, dal Mario, en carde carneval grandios, visim en generaum pu pupicol, L'altro giorno ho visto giù all'infano dal mare un carro di carnevale grandioso. Vicino ce n'era uno più piccolo. Intelligente, intelligente, lento, pampalugo. Ecco, qui parliamo di lento dal punto di vista della mente, non lento dei movimenti. Quell'Ilse crede di essere intelligente, invece l'è proprio in pampalugo. Quello lì crede di essere intelligente, invece è proprio lento. Leggero, l'izer o lezer, alcuni mettono la i, altri mettono la e. Indigesto, empetri. Dopo magnà non mi sento mai l'izer, ma sempre empetri. Non capisco perché. Dopo mangiato non mi sento mai leggero, ma sempre indigesto. Non capisco perché. Eh, te devi mangiare da de me. Locale, nostram. Forestiero, straniero, forest. Ancior Forest, Gepiazù e il Formai Nostram. Ad un signore forestiero è piaciuto il formaggio nostrano. Lucido, lustro, appannato, apanà, offuscà. il vetro della finestra era lustro come un spegio, quel della macchina l'era un po' apanà. Il vetro della finestra era lucido come uno specchio. Quello della macchina era un po' appannato. Prodigo. vi Ricordate la parabola del figlio al prodigo. Generos, avaro resca. Bella questa parola qua, che è scomparsa, sta scomparendo. Vi ricordate la parabola di quel figlio generos? Non era un resca. Vi ricordate la parabola di quel figlio prodigo? Non era un avaro. Riposato polsà. Stanco, strac, stamattina son ben pulsato. Ieri sera ero strac per aver ORA tutto il dì col porlantic. Beh, qui vi faccio notare questo porlantic, è come si può dire una trasformazione della parola inglese Portland, eh, che costruiva il cemento, appunto, che è diventato il porlantic. Quindi, il porlantic un, indica il cemento. Pensate, una parola che praticamente quasi nessuno ormai usa più, e quindi mi piaceva riproporla. Quindi stamattina sono ben riposato, ieri sera ero stanco per aver lavorato col cemento, quindi il porlantic, con una, un bel accento tonico sulla A. Accaldato, scaldà, infreddolito, enjazzà, engremenì, Preferisco sentirme scaldà che enjazzà. Preferisco sentirmi accaldato che infreddolito. Ecco, vi faccio notare che la parola enjassà in, in realtà ha perso la E dopo il che, proprio perché c'è un'altra E. Quel che automaticamente fa cadere la E di enjassà e al suo, appunto, al suo posto va appunto l'apostrofo. Preferisco sentirmi accaldato che infreddolito. Ma ve l'ho già detto. Andiamo avanti. ancora. Sano, questo è facile, sam. Malato, malà, crakesa beh, craquesa è bello con l'accento tonico sull'A, A. anche questa è una parola che ormai si sente pochissimo, sono di quelle parole an arcaiche, antiche, che stanno scomparendo. il vecchio pistore l'è sempre Sam, e il carigheta invece l'è in craquesa, il vecchio fornaio è sempre sano. Ecco, il carrigheta sarebbe l'artigiano delle sedie impagliate, quindi l'artigiano delle sedie impagliate invece è malaticcio, quindi l'encraquesa. E andiamo adesso all'ultimo esempio. Sveglio, ecco, non sveglio eh, quando ci si sveglia al mattino, sveglio nel senso di sveglio come persona, come mente. Sbrinz, tonto, endromenz, ecco, non endromenzà che vuol dire addormentato, ma Andromens nel senso proprio di tonto, lento, di comprendonio. E il Gioti, tipo sbrinz, e il Bepin un po' Andromens. Luigi è un tipo sveglio, Giuseppe un po' tonto. Ecco, anche qua vedete Andromens, vedete, non trovate più Andromens, trovate Andromens con l'apostrofo, perché dopo la O, che è una vocale, la E, un'altra vocale, cade, e al suo apostrofo, per elisione, appunto, va l'apostrofo. Bene, detto questo, adesso velocemente vi riepilogo gli aggettivi e i loro contrari usati: affabile, carim, scontroso, malmostos, assennato, savi, matto, mat, attivo, laborios, pigro, faulenza. Beh, ritorno a far notare questo termine, anche questo arcaico che si sente pochissimo. Calmo, chiet, stizzoso, zidios. Colto, lezu, savu, ignorante, ignorant, gnaro. Contento, content, scontento, scontent, malsauri. Disciplinato, obbediente, disobbediente, disobbediente, birikim. Duro, dur, molle, gnec. Frugale, sobri. Goloso, golos, garbato, educa, sgarbato, maleduca, rebuff. Grandioso, grandios, ecco, con due S. Piccolo, piccolo, con l'accento tonico sulla U, sulla I, scusate, mi raccomando. Intelligente, intelligente, con una L, naturalmente, per quello che ho detto in precedenti puntate. Lento, pampalugo, beh, anche questo è un termine carino. Leggero, lizer o lezer, indigesto, empetri, locale, nostram, forestiero, straniero, forest, lucido, lustro, appannato, o fuscà. prodigo, ricordate la parabola figlio al prodigo, eh, perché se chiedete in giro a tante persone cosa vuol dire prodigo, ecco, tanti non sanno neanche il significato di questa parola, è generoso, generoso. Altruista, largo di maniche, avaro, resca, termine anche questo ormai scomparso quasi, riposato, polsà, stanco, strac, accaldato, scaldà, infreddolito, ingiazzà, ingremenì, sano, sam, malato, malà, crachesa, anche questo termine ve lo porto all'attenzione, anche questo ormai in... Ormai in disuso, sveglio, bri, sbrinz, ecco, sbrinz è un, quasi un termine onomatopeico che dà l'idea della vivacità. Tonto, Endromens, che non è endromenzà che è addormentato. Bene, quindi visti gli aggettivi che abbiamo usato oggi, con i loro contrari, con gli esempi, finita anche oggi questa trasmissione scolastica. Mi scuso, ma vi ho già detto che ogni tanto devo anche un po' annoiarvi. Cerchiamo di mescolare un po' di noia e un po' di interesse, così fuori mi un miscuglio, una via di mezzo che non è né noia né interesse, un qualche cosa insomma, che si può ancora accettare. Quindi grazie per l'attenzione, mi raccomando, vi aspetto numerosi alla prossima puntata. Ricordate, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti!